Ciao ragazze, oggi è una arte molto particolare con tutti gli smalti olografici che ho. Si è già capito che li adoro, sto facendo un sacco di nail art con questi smalti. Se non ce l'avete, ovviamente potete utilizzare benissimo degli smalti normali dei colori che preferite. Quindi, dopo aver steso una base, andiamo a stendere uno smalto nero su tutta l'unghia di queste tre dita, tranne quindi pollice e anulare, in cui andremo a fare queste stelle concentriche. Quindi prendiamo subito un pennellino sottile, un po' di nero, questo qui è il 131 di Laila, e andiamo a disegnare le nostre stelline, partendo dalla più piccola alla più grande, in questo modo. Ora andrò a riempire le nostre stelle concentriche con dei colori non olografici, ma dello stesso colore dello smalto olografico, e contemporaneamente andrò a fare dei pallini come ho fatto qui. E quindi utilizzerò, a partire dal centro, un grigio, questo qui è il C50 di Laila, poi c'è un rosa, questo qui è di Essence della nuova collezione. Che numero è? 106 Free Hugs, poi c'è un celeste turchese, azzurro, come lo volete chiamare, il C38 di Laila, un viola, questo qui è di Essence nell'Art Twins, il numero 1, no, il numero 7 Chuck, poi viola e infine un beige, questo qui è sempre di Laila, che c'è 48. Adesso andiamo a ricoprire tutto con gli smalti olografici, quindi partiamo da un argentato, questo qui è di Shaka, poi uno rosa, questo è di Laila, uno blu azzurro, questo è di Laila, uno viola, questo è sempre di Laila, e infine questo qua è sul beige, sempre di Shaka. Thank you.
Eccola qui. Eccola qui, la nail art è finita. Eccola qui, la nail art è finita. Ho ricalcato le linee nere dei contorni, quindi delle stelle. Passiamo poi un velo di top coat. Sulla mano destra ho fatto soltanto i pois perché le stelle era un po' impossibile. Il risultato finale mi piace. Poi gli olografici sono quello che sono. Niente, al prossimo video, ciao!